È la notte più lunga per gli aquilani, quella tra il 5 e il 6 aprile, 15 anni dal terremoto del 6 aprile 2009 che devastò l'Aquila e anche i paesi vicini. La fiaccolata è un momento di ricordo collettivo, la comunità dell'Aquila si unisce perché il terremoto è stato di tutti, non solo di chi ha perso i familiari, ma di tutta una comunità che ama poi ritrovarsi in questo rito collettivo. Più di 1500 persone hanno partecipato, presenti anche tante istituzioni politiche, soprattutto poi i familiari hanno voluto portare quel messaggio importante di memoria. Fare memoria e prevenzione è stato un po' il motto di questo quindicesimo anniversario, ma oltre ai familiari c'erano anche i tanti aquilani che ancora una volta hanno voluto raccogliersi in questa fiaccolata, una fiaccolata diversa, ogni fiaccolata è diversa perché 15 anni fa non c'erano quelle luci alle finestre che quest'anno invece attraversando il centro storico c'erano, segno di una città che è cambiata, segno di una città che va via via ricostruendosi sempre di più al 100%. E poi il momento emozionante, sempre emozionante e di forte commozione, della lettura dei 309 nomi al Parco della Memoria. Finalmente l'Aquila, questa è una bella cosa, ha un luogo dove raccogliersi in riflessione, un luogo che ricorda chi non c'è più, anche in memoria per le future generazioni. Sì, credo che l'Aquila oggi sia un modello a distanza di 15 anni, perché già se parliamo del tema della prevenzione e della sicurezza, io direi che qua si sono scritte pagine importanti da questo punto di vista. È una città che è un modello anche dal punto di vista della ricostruzione intesa in senso più ampio, della rigenerazione che non è solamente edilizia, urbanistica, fisica, ma che diventa anche elemento sociale. Lo abbiamo fatto avendo in mente una strategia. Il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura nel 2026 è uno di questi, è una città che si trasforma continuamente, è una comunità che si sta abituando alle trasformazioni e ai cambiamenti, e questo ci rende anche più forti rispetto alla capacità di saper affrontare una modernità che impone costantemente dei cambiamenti. Dopo 15 anni, insomma, tracciare una linea che delimiti anche il lutto intimo, il dolore intimo, con quello che il 6 aprile può diventare per l'intera città, per l'intera comunità, partendo dal presupposto che il terremoto non è dei familiari delle vittime, ma è di una città intera, di chi ha deciso di restare, di chi è andato via, di chi viene qui per lavorare, e soprattutto delle generazioni che sono nate a cavallo del 2009 o dopo il 2009, che si sono ritrovati in una situazione di non normalità assoluta, senza nemmeno saperlo, no? Paradossalmente. E quindi è per questo che abbiamo deciso di investire, se si può dire, sulle generazioni più piccole, più giovani, perché grazie a loro potrà essere tramandata, no? La memoria nel tempo, il ricordo nel tempo, e cambierà anche il modo di ricordare. Quello è auspicabile, perché dalla memoria può nascere un'opportunità per migliorare, migliorarsi e avere un futuro un pochino più roseo magari. Si tratta di un giorno importante per l'Aquila e per gli aquilani, il giorno del lutto, del ricordo, del dolore, ma soprattutto quello della memoria per coloro che non ci sono più e coloro che invece coraggiosamente hanno deciso fin dal 6 aprile 2009 di restare all'Aquila, a continuare a far vivere questa splendida città che ora sta rinascendo, continua a rinascere e a diventare più bella di quello che era 15 anni or sono. Basile Vittorio, liberati di Vicenza.